Grazie Presidente, il problema è proprio quello che diceva il collega Rampi, che da due forze diverse siamo passati a quattro debolezze uguali e che loro vogliono andare nella stessa direzione. Il problema è che il conto lo pagherà il Paese. E in questo decreto, che era fortemente voluto e aveva degli aspetti positivi, vi siete scordati di cambiare il titolo, perché più di crisi aziendali, dopo il lavaggio che gli avete fatto, si poteva parlare di lavacoscienze, perché quello che serviva è sparito e altro non avete aggiunto. Allora, potremmo dire che è un po' una copia taroccata come il Parmesan che abbiamo regalato a Conte qualche giorno fa. Il ministro Patuanelli ieri ha fatto uno sforzo incredibile, lui lo fa sempre, glielo riconosciamo, addirittura voleva impegnarsi per anticipare le crisi. Stefano, non c'è, ma noi non ti chiediamo tanto, il Paese chiede almeno di non ritardare le soluzioni. 14 mesi di ritardo sulla Piaggio e sull'End of West, allora si poteva fare prima, bastava quello. E badate bene, lo dico al collega Ferrazzi, non è che non siamo stati abbastanza bravi noi sull'End of West in 14 mesi, è che non avevano abbastanza paura loro, non avevano abbastanza paura i 5 Stelle di perdere la sedia e quelle autorizzazioni regione per regione che non andavano bene sono ora diventate immediatamente possibili. Questa è la differenza che passa fra quello che è successo rispetto agli emendamenti proposti dalla Lega che il collega Arrigoni ha illustrato e quelli proposti oggi e votati dalla maggioranza, anche questi in brutta copia perché aggiungono dei controlli vessatori per le aziende. E vede, il risultato di questa situazione, lo dico al collega Collina anche se non è in aula, non è il nobile equilibrio al quale faceva riferimento ieri, ma un esercizio di equilibrismo tale che senza la stampella della fiducia sareste già per aria, perché questa fiducia non è contro l'opposizione, ma è contro le divisioni della maggioranza, perché state litigando più voi in un mese di quanto si sia discusso costruttivamente noi in un anno. E le storielle alle quali faceva sempre riferimento il collega Collina ieri dicendo che non vanno raccontate sono un po' quelle che ha raccontato poco fa il collega Grimani introducendo la regione Umbria, rivendicava il fatto di essere umbro, lo sono anch'io, parlava di busta paga pesante, richiamava un altro provvedimento del governo. Ci vuole coraggio dopo che il governo Renzi Gentiloni avevano previsto per la busta paga pesante 24 mesi, è stato il nostro governo, è stata la Lega a proporre di arrivare a 120 mesi. Allora rivendicare il merito di una proroga di 3 mesi, quando all'inizio si era pensato a un periodo molto breve, serve veramente coraggio. C'era in effetti un emendamento in commissione e riproposto per l'Aula che riguardava veramente l'Umbria. Era il 14.05 presentato dalla Lega che riguardava i laghi e in particolare il Trasimeno. Riguardava la modifica delle regole per i dragaggi, perché per una normativa folle del 2006 il materiale naturale che sta causando l'interrimento del Trasimeno è considerato rifiuto con tutto quello che ne consegue, e lo potrebbero dire i tecnici della provincia, le aziende che sono stati addirittura oggetto di avvisi di garanzia, è stato necessario bloccare i dragaggi, sono 13 anni che il lago continua nell'interrimento e nell'eutrofizzazione. Ebbene, nelle stesse ore nelle quali il ministro Costa due giorni fa era in visita al Trasimeno a promettere la soluzione del problema, voi bocciavate l'emendamento in commissione. Questa è la verità. E allora non si va a prendere in giro la gente in campagna elettorale, perché così si perde la fiducia. E si perde tanto la fiducia che voi forse l'un l'altro potrete anche darvela in quest'Aula. Ma regione dopo regione, votazione dopo votazione, la fiducia ve la stanno togliendo gli italiani e domenica tocca l'Umbria. Bravo. Grazie, senatore.